Madonna! Le donne. E poi? Io ho detto le donne. E mo? State scherzando? Non lo dite più una parola del genere, sapete? Voglio mai cucire. Io ho detto le gomme. Ma che amore! Tu fanno gomme, più sicuri si va, tu fanno è grande, esperienza ti dà, segui la via. Tufano Gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna, Arzano, Napoli. Buon pomeriggio, caro direttore Petrazzuolo. Buon pomeriggio, Michele Sibilla, ben ritrovato. Ho ascoltato echi di grande successo per la trasmissione di ieri. Ah, io non ho fatto niente, anzi complimenti ancora una volta a Carol, ormai Sebastiano è meglio che non si fa vedere, sì, più. Licenziato in tronco. Sì, sì, no, veramente senza problemi, vedi, lo dico in diretta perché è stata bravissima. Vabbè, poi ne parleremo in privato di altri dettagli tecnici. Appunto. Si è destreggiata alla grande con telefonate dei tifosi improvvise. Altro che Felicella, che proprio dorme. Adesso non uccidiamo Felicella. Lo salutiamo affettuosamente, lo salutiamo. Ma dove sta? Sta a mare? Sì, ha detto che aveva impegni lavorativi pressanti. Sta a mare. Allora è intascato, sostituito e licenziato in tronco. Sta a mare, sta a mare. Caro Petrazzuolo. Parliamo di Napoli. Parliamo di Verratti. Sento odore di blitz da parte del Napoli, perché c'è il presidente del Pescara Sebastiani, che ormai sta parlando ovunque, e dice che con la Juve non ha raggiunto alcun accordo, che col Napoli c'è stato un contatto e che forse tra lunedì e martedì potrebbe esserci un incontro importante per chiudere il trasferimento in azzurro del gioiellino, che più volte era stato accostato alla Juventus. Sembrava già fatto, no? Il passaggio con la società bianconera, invece non è così, quindi potrebbero esserci delle novità in tal senso. Molti tifosi ci hanno scritto: sì, però Verratti ha più volte detto che ha il cuore bianconero, e allora sai che molti sono sensibili a questo argomento. Certo è che è un giocatore valido, bravo, che può dare qualcosa di importante anche al centrocampo del Napoli, quindi io non scarterei questa ipotesi. Secondo me potrebbe essere un buon acquisto in prospettiva. Però tu hai detto sento odore di blitz, e perché non ci dai qualche particolare? Perché nelle ultime ore c'è stata qualche notizia particolare, e soprattutto ci sono state dichiarazioni importanti. Ad esempio ha parlato il presidente del Pescara, ha parlato l'agente di Verratti. No, hanno un po' sminuito il fatto che ti fa per la Juventus da bambino. Vabbè, ma sappiamo, però... allora noi dobbiamo chiarire una cosa, attenzione, che qua credo che il 10% dei giocatori tifa per la squadra per cui gioca, se facciamo la conta. Quindi insomma, cioè, di Paolo Cannavaro, di Francesco Totti, di Daniele De Rossi, ce ne sono pochissimi, è il 10%, quindi insomma non dobbiamo scandalizzarci se uno è tifoso del Casal Pusterlengo e gioca nella Vibonese. Insomma, assolutamente, mi è piaciuto molto questo esempio nord-sud. Diciamo che Sebastiani, che è il presidente del Pescara, sta strizzando l'occhio al Napoli, Michele, quindi... Perché che cosa ha detto? Che la proposta del Napoli è la più importante. Qual è la proposta del Napoli? Qual è? E allora, ci sono alcuni giocatori che interessano al Pescara, che potrebbero essere inseriti come parziale anche omaggio, credo, se non contropartita tecnica, parliamo di elementi chiaramente non di spicco, ma che possono dire la loro in una squadra come il Pescara, che si ritrova in A e quindi vuole ben figurare. Si è parlato anche di Capuano al Napoli, però al Pescara a quanto pare piace Fidelev. Questa è un'indiscrezione delle ultime ore, potrebbe essere anche inserito nella trattativa Mario Alberto Santana. Hanno praticamente formalizzato che sono giocatori che interessano al Pescara, quindi perché no? Non credo che il Napoli possa far problemi a prendere e dare in prestito giocatori di questo tipo, anche perché non rientrano nello scacchiere tattico di Walter Mazzarri.
E poi Capuano, ricordavamo, ha un contratto di altri 4 anni con il Pescara, però non è stato ufficialmente chiesto dal Napoli, è giusto sottolinearlo. Su Verratti, dicevamo, tra lunedì e martedì l'incontro, un'offerta importante da parte del Napoli, iniziano a rimbalzare anche le cifre, cifre notevoli, Michele. Poi bisogna capire anche se il Napoli paga per intero il cartellino oppure ci va a inserire giocatori all'interno. Comunque superiamo di gran lunga i 10 milioni di euro, che non sono pochi. Per un giovanissimo, sì. Che però è resta una delle promesse del calcio italiano. Dicono l'erede di Pirlo. Vedendolo come gioca, io dico anche di più. Scusate se mi permetto, ma dico anche di più. Passiamo agli altri argomenti, perché De Santis vuole rinnovare il contratto col Napoli, se ne riparlerà con calma. In difesa Grava può ottenere il rinnovo di un anno, un primo approccio c'è già stato. Sì. Il club di De Laurentiis sta pensando anche a Zapata e Balzaretti. Anche qui su Balzaretti, richiesta ufficiale del Napoli al Palermo, l'ha dichiarato Maurizio Zamparini, quindi come vedi, Michele, nei giorni scorsi avevamo anticipato un po' questa trattativa, non diciamo fesserie. Assolutamente, ma qui mai fesserie. Mai fesserie, sapete che ci andate con i piedi di tanto in tanto, le notizie. Sapete che ci andiamo con i piedi di piombo. 8.000 nomi, no? Però su Balzaretti penso di essere stato uno dei pochi. Quindi, no? Insomma. Ma noi ci andiamo sempre con i piedi di piombo e quando ci esponiamo solitamente lo facciamo a ragion veduta. E voglio anche precisare che quella di Balotelli era così un pensiero a voce alta, non una trattativa, non facciamo confusione. No. È un desiderio, diciamo. No, un'idea così buttata lì, ma perché non provarci? Stiamo parlando comunque di giocatori importanti. A centrocampo si lavora a fari spenti, arrivasse un Borca Valero sarebbe un colpo a sorpresa che risolverebbe secondo me i problemi del Napoli in termini di lunghezza di panchina. Per la sinistra si valuta un'alternativa a Sissoko dopo che il Lione ha fatto sapere di non voler scendere al di sotto degli 11 milioni di euro richiesti. Armero dell'Udinese resta un'opzione possibile. Con l'Udinese si parla anche di Benatia. Si parla anche di Benatia, di accordi possibili all'orizzonte. Poi in attacco invece si offrono Amauri e Maxi Lopez, ma non è escluso che possa arrivare qualche nome a sorpresa, come ad esempio Dumbia o Douglas Costa, anche se dal Perù, proprio a tal proposito, danno l'arrivo già fatto all'ombra del Vesuvio di Paolo Guerrero. Ma per la difesa, caro Perazzolo, c'è un nome interessantissimo. E dipende da quale, però indicalo. Ce ne sono tanti, non... Godin. Ah, Godin. È un nome, è un sogno, un desiderio, che cos'è? No, ritorniamo al discorso del Napoli che lavora a fari spenti, perché se da una parte ci sono opzioni possibili, come ad esempio quella di Benatia e Gamberini, chiaramente non è che arriva Benatia, Gamberini e Godin, uno dei tre. Diego Godin, ricordiamo che è un difensore dell'Atletico Madrid che vale 10 milioni di euro, quindi se il Napoli mette i soldi sul piatto potrebbe anche arrivarci. È grande amico di Edinson Cavani, perché no? Quindi insomma, chissà. 10 milioni di euro il Napoli può spendere un difensore, non è una cifra impossibile. Antonio, volevo però chiudere questo collegamento, che è l'ultimo della stagione 2011-2012, ma ripeto, siamo fermi soltanto. Si è licenziato, ragazzi. Soltanto. Si è già licenziato. No, soltanto vabbè. Devo trovare. Se avete una radio da Uffini, sono aperto a proposte. E purtroppo finiscono gli lavori. Farò un videomessaggio o una lettera sul mio profilo Twitter a questo punto. No, volevo chiudere invece, Antonio, sempre con questi termini. Guarda se mi fa parlare. Dai. No, con questa bella notizia che è arrivata ieri, se non sbaglio, di questo ulteriore balzo in avanti nel ranking europeo del Napoli. Eh sì, questa è una bella notizia, che significa che il Napoli continua a fare progressi e a migliorare, quindi vuol dire che effettivamente c'è questa crescita tanto sbandierata da Mazzarri, da De Laurentiis e dalla società stessa. Quindi ben vengano questi risultati, poi ovviamente posizione destinata a salire
Napoli ha fatto una scalata di 40 posti, giusto per essere precisi, se appunto l'11 agosto poi dovesse succedere quello che tutti auspichiamo. Certo, certo. Un po' come il ranking del mondiale del tennis, no? Dipende dal da quello che fai durante i campionati. È un dato di fatto, è un dato di fatto che il Napoli sale. Meno male, dai. Quindi, insomma, non c'è dubbio su questo, è un dato di fatto, ripeto. Antonio, ma a proposito dell'11 agosto, e poi ci fermiamo per il pit stop, ma la Supercoppa... Michelino Cucinetti. La Supercoppa è il trofeo di chiusura della stagione precedente o il trofeo di apertura della nuova stagione? Se la gioca la Vizio oppure no? Non lo so. No, vabbè, insomma. Penso di no. Insomma. Sinceramente penso di no. Per me è di chiusura, non è di apertura, perché certo, riguarda sempre la passata stagione e la giochiamo perché abbiamo vinto la Coppa Italia e quindi c'è poco da fare, questo è il vero motivo, non è che secondo me insomma poi possiamo, no, e poi la giochiamo anche per... Vabbè, abbiamo vinto la Coppa Italia, però pure se non avessimo vinto la Coppa Italia comunque la giocavamo, perché la Juventus ha vinto il campionato, non è che poteva giocare Juventus A contro Juventus B, però questo non significa che il Napoli deve accontentarsi, ci aspetta una stagione importante, una stagione che deve significare tricolore, ecco, giusto per non mettere pressione a chi si sente, e poi chi vivrà vedrà. L'importante è farlo con giocatori importanti. Caro Perazzolo, non è il caso di andarsi a andare a lacrime e a saluti. Dovresti fare tu adesso un editoriale. No, anche perché insomma non siamo fermi una settimana, quindi insomma c'è della serie. Ragazzi, distendetevi, rilassatevi per una settimana, perché il 2 luglio saremo di nuovo qui. Quindi insomma la settimana passa subito. Dici? Sì, dai. Passa. Devi sapere, poi ieri mi hanno telefonato, ho detto che sorpresa trovare il direttore in conduzione, che è successo? Michele se n'è andato e così abbiamo rotto. Poi in realtà in chiusura proprio aveva telefonato un tifoso che siamo riusciti a mandare in onda. Ho detto no, mi era piaciuto molto il discorso di Balotelli affrontato nel filo diretto, solo che non ero riuscito a intervenire. Quindi. E allora ho detto, hai visto? Ho tolto di mezzo Sibilla, ho rifatto il filo diretto proprio per Un supplemento. Petrazzuolo, rilassati questa settimana, perché dal 2 luglio ti voglio bello carico. Perché devo chiudere anche Napoli Magazine. No. Guarda, cioè. Guarda, sarebbe l'avverarsi della previsione dei Maya se chiude Napoli Magazine. Sì, cioè, sì. Come importanza di notizie, come drammaticità di notizie, siamo lì. Vabbè, dai, non esageriamo, però ovviamente resta aperto 365 giorni l'anno, da te non si è mai fermato. Perciò ti dico. Dal 1998 sto toccando ferro. Ci vogliono solo i Maya. Solo i Maya. Petrazzolo, buon weekend lungo. Grazie, bello lungo. Grazie altrettanto. E ci risentiamo lunedì 2 luglio. Va benissimo, pronti per il ritiro del Napoli? Hai capito. Pronti, bravo. Per tante notizie. Speriamo, bravo, anche per qualche colpo già ufficializzato. Infatti, però insomma state attenti, perché se dovesse verificarsi qualcosa, non mancheremo. Un appuntamento speciale si può sempre fare. Non mancheremo. Un abbraccio, Antonio. Un abbraccio a tutti e forza Napoli. Grazie ad Antonio Perazzuolo, che chiude la settimana, possiamo dire stavolta, la stagione 2011-2012 di Fuori Gara. Quindi una settimana di stop, giusto per far finta che è finito l'anno e ne comincia uno nuovo. Dal 2 luglio saremo di nuovo qui presenti a parlare di Napoli, un'ora al giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16. Ciao a tutti, buon weekend e forza Napoli! Madonna! Le donne. Ecco. Io ho detto le donne. State scherzando? Non lo dite più una parola del genere, sapete? Voglia mai uscire. Io ho detto le gomme. Maya moda, tu fanno gomme, più sicuri si va, tu fanno è grande, esperienza ti dà, segui la via. Tufano Gomme, la scelta della sicurezza, circonvallazione esterna, Arzano, Napoli.